Buongiorno, bentornati nella sezione Notizie Italia. Oggi Viva l'Italia apre un nuovo filone che chiamiamo Cosa succede in città. Ci interessa capire anche in vista delle amministrative cosa succede nelle città italiane, quindi inviteremo, stiamo invitando tutti i sindaci italiani. Cominciamo con uno dei più attesi, anche uno dei più discussi, in positivo e in negativo in questi anni. A fine mandato, Pizzarotti, benvenuto. Con Grazie, Marvin Ceccato. grazie dell'invito. Siamo felici di averti sindaco. Tra l'altro stavamo ricordando che io venni nella tua città a presentare un mio librino nel 2012, che tu eri appena diventato sindaco. E Esatto. devo dire, mi ricordo ancora un po' di timidezza. Beh, no, ma sicuramente anche di forse Di inesperienza. di Sì. disorientamento, ecco la parola più Mi giusta ricordo eravamo forse. con Mauro Del Rio in una libreria di Parma. Sì, di Libera E Feltrinelli, soprattutto tu senza soprattutto eri pubblicitarlo. ancora grillino. Beh, eravamo forse l'esempio nazionale in quel momento del Movimento 5 Stelle, e quindi venivamo anche usati in termini positivi. Io penso che tante delle cose che sono avvenute poi in Italia di espansione del movimento siano nate da lì, no? Il primo boom Quello è stato il primo napoletano, momento hai in cui si. sentito, non hai sentito cose di questo tipo, erano nate con il risultato di Napoletano hai Parma. sentito perché era il botto che era andato a Parma, quello era Esatto, andato a dicevo, non Parma. sono sintonia, adesso non mi ricordo com'era, ma era partito da Parma. E da Parma, città che ricordiamo, no? Medaglia d'oro della Resistenza, che si era opposta al fascismo nel 22, cioè a una serie di prime liste civiche negli anni 2000, sconfiggendo il PC, è sempre stata una città, diciamo, all'avanguardia nel vedere forse gli orientamenti politici italiani, e l'aveva fatto anche in quel periodo e spero lo faccia Senti, assolutamente anche in quello questo. era il periodo in cui si può dire che con Grillo ci eravamo tanto amati, cioè vi stavate amando, tra virgolette, politicamente tanto in quel periodo, com'era? Perché poi abbiamo No, seguito questi anni di rapporti sì, completamente diversi, no, cioè non, eravate amici, vi no, frequentavate, ma ti io non ho mai, telefonava? io a differenza di altri, non ho mai frequentato né Grillo né Casaleggio, ho frequentato inteso come se avevo bisogno di un consiglio chiamavo piuttosto che venivo chiamato per dire qualcosa. Altri hanno usato molto di più anche lo strumento di difesa, lo faccio dire a Grillo, lo faccio dire al blog, noi ci siamo sempre difesi da soli, anzi, poi abbiamo cominciato a difenderci anche dal blog stesso. Ma anche la tua partenza è stata da un meetup. Assolutamente sì, dal meetup di Parma. Io ho iniziato a fare attivismo 2 o 3 giorni prima della Carta di Firenze, cioè il primo grande incontro nazionale che parlava di concetti, diciamo, più politici che non contro. Prima era all'interno degli spettacoli, c'era, diciamo, un momento dedicato ai gruppi locali, il primo evento nazionale, diciamo, rilevante con dei concetti, 10 punti della Carta di Firenze, è stato proprio a Firenze. Lo stesso anno poi è nato il Movimento 5 Stelle a ottobre, quindi proprio appena Quindi non prima. c'era comunque una frequentazione con Grillo, anche se è stato il No. primo sindaco importante a Io vincere. Grillo fisicamente l'avrò visto 5 volte, perché tra le regionali del 2010, le 2 volte che è venuto a Parma, una volta che siamo andati noi a Brescia, ma 4 o 5 volte, non, durante il 2013 la campagna del 2000, ma 5 Ma secondo sembra te ti stavi veramente antipatico? tanto. Non penso, io penso che lui nel mio caso abbia avuto tanti cattivi consiglieri, tante persone di cui si fidava e si fida che comunque hanno parlato in modo negativo. Lui non penso che sia una persona che si informa in realtà e Beh, quindi insomma. si è fidato. No, secondo me non si informa, anche perché sennò se qualcuno mi parla male di qualcun altro, tendenzialmente tiro sul telefono e lo chiamo e dico: è vero, mi hanno detto sta cosa, Ma tu qual è cosa la mi vera dici? accusa? Perché poi la vicenda dell'abuso d'ufficio era abbastanza No, ridicola, se bisogna. la vera accusa è di non essere allineato, hanno raccontato ogni tipo di leggenda, dagli esclusi o gli espulsi della prima ora che io avrei aizzato, piuttosto che vicinanze al PD o a chi altri. Voglio dire, la mia foto con Renzi, che è venuto a Parma a seguito dell'alluvione, quindi, come dire, a vedere la situazione, no? Una dimostrazione di attenzione come poi ha fatto per il terremoto Fatto certo, e altri. credo, atto Quindi una dovuto. foto in consiglio comunale, venuto in ufficio, quindi una cosa, un momento istituzionale, c'è cioè sta foto che gira della stretta di mano come se avessimo fatto degli accordi sotto Incredibile. banco, non hanno girato le stesse foto di quando è andato a cena con Ma l'Appendino per certo. momenti istituzionali o altro. Quindi c'è sempre stata una chiave in negativo per voler confermare che io non ero puro e non ero allineato, Quindi tu questo è il punto. confermi l'accusa che hai, come dire, fatto un po' di tempo fa, che nel Movimento 5 Stelle ci sono troppi yes men intorno a Ci Grillo? sono solo yes men, io non ho mai trovato qualcuno che in modo consapevole, soprattutto pubblico, abbia detto che non era d'accordo con questa o quella linea. Alcune volte ci sono stati, diciamo, più che altro sfoghi, penso alla taverna, penso a Fico in alcuni momenti.
poi rientrati del sì, però solo dice Grillo va bene così, cioè nel senso non c'è stata una linea dura al di là di quello che avviene nel PD, fine. Però era, io apprezzo persone che hanno una loro coerenza, hanno una loro linea, che dicono delle cose in modo aperto e non per questo vengono buttate fuori. Però alla fine ragioniamo anche in termini, vediamo dal punto di vista dei 5 Stelle, ieri c'era qua tra l'altro Roberto Figo, la settimana scorsa c'era Luigi Di Maio, abbiamo parlato anche con loro. Loro partono, hanno un problema a Parma, perché poi tu hai rappresentato un problema dal punto di vista dell'opinione pubblica a Parma della gestione del caso Pizzarotti, è stata un'opera per tanto tempo. Hanno fatto anche alcune... Oddio, non gestione, perché in realtà sì, la gestione è stata, sì, non parliamo, sì, di Pizzarotti, nel bene e nel male. Il Movimento 5 Stelle qualche errore di inesperienza e di non esperienza l'ha fatto in questi anni, eppure, nonostante queste cose che tu dici, la mancanza di democrazia, gli ISBN, eccetera, cresce. Ma cresce? E crescerà fino a che non vincerà a livello nazionale. Questo è per me lineare, cioè non è che dico allora perché nel mio caso piuttosto che la Raggi o altri, cioè non ci sono incidenti locali, tra l'altro sono mai gestiti molto male dai mass media, e quindi avendo un approccio opposto, cioè se la Raggi gli contesto che non paga il ristorante o l'acqua, o prima sentivo che ci sono le code in tangenziale, voglio dire, se non ci sono le code a Roma dove devono esserci, ed è arrivata l'altro giorno, l'approccio all'opinione pubblica è all'attaccano, quindi la difendo, perché sicuramente c'è qualcosa che non va. Quindi a livello nazionale, dove questi casi hanno un dettaglio, chi è che conosce la storia di Parma? Nessuno, no? Parlano di 3-4 notizie magari che hanno preso negli ultimi anni, ma e la reazione agli altri è ma tanto meglio degli altri, comunque faranno, e almeno proviamoli. Quindi secondo te, ma che... quando li proveranno, dal mio punto di vista, è e poi torneranno, quindi secondo te, insomma, a un 10% fisiologico di duri e puri. Quindi secondo te vincono le elezioni la prossima volta le politiche? Dipenderà dalla legge elettorale, se fosse stata, cioè, però il primo partito, voglio dire che se fosse stata la legge precedente, quindi col ballottaggio, assolutamente sì. Infatti un aneddoto, no? La lista attuale che abbiamo, con cui andremo alle elezioni, si chiama Effetto Parma, e pochi sanno da dove deriva il nome, quindi lo ripeto così per i più. Effetto Parma nasce da un emendamento del PD alla legge elettorale che diceva: per evitare un effetto Parma toglieremmo il quorum al ballottaggio, una cosa del genere. E da lì l'abbiamo. Però anche in quel caso, visto che ero già nel momento di silenzio di Pizzarotti, voglio dire, insomma, era una notizia, il PD che ha paura di un effetto Parma, qualcosa da cavalcare, il Movimento 5 Stelle l'ha citato una volta, ma ha detto sì, effetto Parma, ma come c'è l'effetto Livorno e gli altri, cioè per sminuire, cioè, l'effetto Parma è il fatto che al ballottaggio 5 Stelle vincono. Che il ballottaggio 5 Stelle vincono. Come è successo appunto. Esatto. Dicono però che l'effetto Parma ormai stia diventando aggregante, si dice soprattutto sul fronte della sinistra. Tu ti senti un uomo di sinistra, di destra, o pensi che non esistano più queste categorie? Allora, se parliamo di valori in senso generale, quindi non di applicazione dei valori, perché sulla sinistra l'applicazione dei valori, io penso che se pensiamo a tanti uomini teoricamente di sinistra, poi non è che l'hanno realizzata realmente, però come valore, se penso all'inclusione, se penso ad altre tematiche, è evidente che l'approccio è più di sinistra che di destra. Però io penso che i concetti di destra e sinistra abbiano perso veramente il loro fondamento. Io ho fatto il 19 di novembre, abbiamo fatto un incontro tra sindaci, era invitato Sala, Gori, erano di sinistra e di destra, finché abbiamo parlato di problematiche legate ai comuni, di sviluppo, di investimenti, sembrava dicessimo le stesse cose. Solo parlando di immigrazione e sicurezza, che tante volte vengono confuse, ma che sono due tematiche completamente distinte, solo lì ci si è accesi a dibattiti veramente dal faccio il blocco navale in mezzo al mare, che voglio dire, ecco, quindi se parliamo di questo, ma diversamente chi amministra le città, e a me interessa molto l'approccio di quello che fanno i sindaci, infatti la classe dirigente che manca a tutti i partiti, ma secondo me fondamentalmente di più degli altri al Movimento 5 Stelle, secondo me la si trova nei comuni. Abbiamo un bacino di amministratori ed ex amministratori che sanno come rapportarsi con i cittadini, sanno che non devi sempre fare la cosa più conveniente dal punto di vista come dire, amministrativo, ma che è più giusta per i tuoi cittadini, che sanno guardare al di là dell'interesse particolare, che però non vengono tante volte sfruttati in termini elettorali o di amministratore. Quindi secondo me c'è un grande bacino, e quindi il federare o comunque attirare realtà di questo tipo è qualcosa che sicuramente guardo con interesse. Nessuno ricorda, però io penso che sia il Movimento 5 Stelle ad essere cambiato e non il nostro gruppo. Il Movimento 5 Stelle nel 2009 aveva lanciato le liste civiche 5 Stelle, per la storia è importante sempre. Le liste civiche 5 Stelle dovevano essere un bollino da dare, da lì le 5 Stelle, a quelle liste civiche comunali che si distinguevano per determinati valori. Certo, i temi, poi in termini di marketing hanno visto che
non pagava, perché avere Movimento 5 Stelle come brand era più importante perché passava di più. È stato chiesto a tante di queste liste di dire chiamati 5 Stelle o esci, e alcuni in Emilia Romagna, che era la regione che aveva più consiglieri, sono usciti. Ma quella era l'idea iniziale, che secondo me è positiva, perché esistono tante realtà, perché in un comune che è da 20 anni che ha una sua storia civica, devi snaturarlo per farlo, per annetterlo, no? Usalo come, in senso positivo, come strumento capillare sul territorio per capirne i bisogni, senza bisogno di stravolgerlo. Questo è un qualcosa che secondo me in Italia ha una logica, perché l'Italia è fatta da tanti comuni, da tante realtà, da tante sensibilità che si traducono in correnti nei partiti, certo, e che prima invece erano singoli partiti. E che tu rappresenti come vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, associazione che il Movimento 5 Stelle, o meglio i sindaci del Movimento 5 Stelle, hanno messo sotto osservazione, dicendo se non succede questo ce ne andiamo. Sì. Che cosa è successo? Doveva essere gennaio, se non ricordo male. Esatto, la data, infatti anche in questo è passato semplicemente uscito di moda, perché se ti dai una scadenza, come era, non so, il referendum sull'euro, no? Come erano, poteva essere il direttorio, cioè ci sono tutta una serie di iniziative o di messaggio, di comunicazione, perché penso che si basi più sulla comunicazione che su altro, che vengono lanciate dal movimento e poi ci si dimentica di portarle a termine. Però questo, quindi, però questo non è solo una caratteristica 5 Stelle. No, è una caratteristica in generale. Mi chiedo che fine abbia fatto Bob, per esempio. No? Mi manca Bob. Bob l'ho presentato a Lingotto, il candidato Matteo Renzi, come strumento di politica. Quindi la politica è fatta anche di queste cose, poi, alla fine, è fatta di queste cose, ma a volte degli annunci che poi restano. Però basta avere la coerenza, sì, di dire non ce l'abbiamo fatta, non l'abbiamo fatto, sì, non ha funzionato, non abbiamo avuto i soldi. Diciamo, quando fai il sindaco sei più portato a farlo perché sei più vicino ai tuoi cittadini, che te lo ricordano loro se non hai fatto qualcosa. Li incontri per strada. Ma certe volte non è vero, perché si rendono conto forse delle cose più macroscopiche o traduzioni anche giornalistiche di promesse che loro hanno inteso come in questo modo. Noi adesso stiamo facendo il bilancio di fine mandato, che è un documento, bilancio di fine mandato, un documento che verrà di 170 pagine, cioè dimostrazione che, e in cui non ci starà tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo estratto qualcosa che potesse raccontare il cambiamento della città attraverso questi 5 anni, e io sfido chiunque a trovare comuni grandi che lo abbiano fatto. Io alla fine ho fatto proprio una percentuale, non ho fatto grandi calcoli. Cioè, che cosa hai fatto di buono davvero per la città? Perché quando noi avevamo 200 punti, dal punto di vista proprio delle un documento che si vota in consiglio comunale, 200 punti, ne abbiamo realizzati 100, ci vado a memoria, 150, una quarantina non realizzati, c'è l'inceneritore, ci sono altre tematiche, alcune delle quali ci siamo convinti che non avevano senso, c'erano già, non erano possibili per legge, alcuni del Movimento 5 Stelle locale non hanno ancora capito, ad esempio, altre che sono in corso. Questo però noi lo dichiariamo con una percentuale. Chi è che si dà un voto? No? Chi è che si dà un voto in Italia? Quindi il voto verrà 70%. Sì, intorno al 70%, esatto. Ma non è che mi do il voto, però era la somma, poi chiunque. Sì, però le cose non sono tutte uguali allo stesso, importanti allo stesso livello. Lo so, ma sarebbe stato difficile spiegare. Io ho pensato di fare una media ponderata sulla base degli anni di Pizzarotti a Parma. Visto che ti ricordi. Secondo me il cambio di percezione della città agli occhi degli altri, soprattutto. Cioè, noi abbiamo fatto un percorso che era più sull'internazionalizzazione. Città, prima città creativa, UNESCO della gastronomia, città creativa della gastronomia, quindi il mondo ci guarda anche per questo. Abbiamo avuto un incremento, parlando dei turisti, del 25%, siamo a 700.000 presenze, puntiamo al 1 milione di presenze in termini adesso dico elettorali, questo è uno degli obiettivi. Cioè oggi quanto avete di presenze? 700.000 persone all'anno. Puntate al milione? Esatto, puntiamo al milione. Una grande città. Puntiamo al milione perché pensiamo di avere... Ma è ricettiva Parma per 1 milione di persone? Allora, è ricettiva ma deve migliorarsi. Però in questi anni abbiamo fatto eventi come 3 anni che facciamo la Mille Miglia, adesso abbiamo Gola Gola Festival, che è la parte food, diciamo, per i cittadini, per le persone, mentre c'è Cibus, che è una tradizione, ed è la parte però aziende. Quindi abbiamo fatto una logica di grandi eventi che possono essere attrattivi. Abbiamo avuto Fatboy Slim l'anno scorso a Capodanno e Giorgio Moroder l'anno prima. Cioè, attrazioni internazionali che possono, quindi, diciamo, connotare Parma. Questi 700.000 turisti sono un tuo successo. Mio, sono un successo della città, però qualcosa che abbiamo detto, perché anche l'UNESCO, che ci hanno criticato, beh vabbè ovvio avete il prosciutto, il parmigiano, ma
li abbiamo sempre avuti e nessuno ha mai pensato di utilizzarli come, e farli conoscere. Perché se tu vai dal cittadino di Tucson e gli dici ho il prosciutto, bene, ti dicono ok, ti dicono sai dov'è Parma, non hanno la più pallida idea. Allora, senti, dal punto di vista delle infrastrutture, come è cambiata la città? È rimasta più o meno allora, la stessa? Allora, è rimasta più o meno la stessa, soprattutto perché io dico sempre, noi abbiamo già tutto, dobbiamo mantenerlo questo tutto, quindi in termini di piste ciclabili, in termini di... Abbiamo già tutto bello per la città, non sono tante città di Italia che possono dire abbiamo già tutto. Ma secondo me è così, però abbiamo delle manutenzioni che negli anni non erano state fatte per fare ponti che costano 20 milioni di euro, non servono a niente, 20 milioni di euro ci potevamo fare. Noi stiamo recuperando due complessi. C'è a Parma? Siamo tra i primi in Italia, nelle classifiche, noi siamo... se guardate le classifiche Smart City in Italia, non fatte quindi da noi, poi le classifiche vanno presi come direzione, certo, non come risultato, però ti dicono che Parma è avanti in quasi... Cioè, il tema dei rifiuti è stato incandescente a un certo punto. È stato incandescente per... Come l'avete risolto? Ma che ieri dicevo al congresso di Legambiente, perché Parma viene citata da tutti come esempio virtuoso. Noi abbiamo, io dico, la fila anche qua in termini di attrattiva. Avevamo una città venuta a New York a vedere il nostro metodo di raccolta differenziata, Barcellona, è venuto Milano, venute città italiane. E come funziona questo metodo di raccolta differenziata? Che cosa c'è di innovativo? Non ha niente di innovativo nella misura in cui utilizza le best practice, chiamiamole in termini tecnologici, sì, di altre città, cercando di far sistema. Quindi abbiamo la raccolta differenziata, siamo stati i primi, cioè porta a porta, che è una cosa che hanno tra virgolette tutti, ma i primi in una città della nostra taglia a mettere il chip sul sacco, quindi il monitoraggio, tu hai l'app che ti dice dopo poco se corrisponde con la tua esposizione. Abbiamo le app che ti dicono in tutte le strade che della città, che seguono la spazzatura, ti dicono sì, non è che te la seguono, sì, ma sì, ti dicono quante volte hai esposto, quindi anche per evitare problemi in bolletta di errori o quant'altro, e ti dice la tua fatturazione. Un'altra che ti è dice un sistema che possono condividere con gli altri comuni, cioè è fatto in un, cioè sì, un beh, è fatto, fatto dalla nostra multi utility, che quindi però lo può usare, ma gli altri non hanno tra virgolette dico il coraggio, perché poi, come diciamo prima, i sindaci devono avere il coraggio di andare al di là della polemica iniziale, perché cambiare l'abitudine dei cittadini è una delle cose più difficili. Infatti che il problema non è solo tecnologico, è anche proprio di comportamenti. Però era, c'è qualche romano che dice che il problema di Roma sono i romani, lo sai che se l'ha detto a Vale per tutti, non penso che sia un tema antropologico, ne parlavamo ieri. Ci sono città del sud che sono, come Salerno ad esempio, è stata molto più avanti di altre città del nord, però in termini dell'approccio che tu utilizzi, di tecnologie, di messaggi e di abitudini, tu devi abituare le persone ad andare in bicicletta. Nel programma elettorale abbiamo messo 50 km in più di piste ciclabili, anche qui unire i poli scolastici, unire le frazioni, perché anche la gente fuori Parma può farlo, e cicloturismo, perché il tema turismo... Hai proprio un programma da 5 stelle alla fine? Ma secondo cioè, me... dentro sei ancora 5 stelle alla fine? Allora, racconto un aneddoto. Per ieri all'Assemblea di Legambiente c'era un parlamentare del Movimento 5 Stelle che non citerò, perché è stato di quelli non mai particolarmente gentile. Io ho fatto un intervento con Galletti parlando del fatto che pensare all'economia del riuso, no? L'economia circolare, l'industria 4.0 non è che può essere uno slogan e poi mi fai lo sblocco Italia con 12 inceneritori, è un'altra cosa. A termine, insomma, di questo intervento, che è abbastanza piaciuto, devo dire, alla platea, si è avvicinato e ha detto complimenti nonostante tutto. Allora, al di là del nonostante tutto, che mi chiedo esattamente cosa volesse dire, ma il fatto che nessuno ha mai criticato le azioni che abbiamo fatto, perché penso ci fosse poco da criticare. Il tema è alla più fine è tutto il programma, il tema era di allineamento, allineare, dire di sì, dire che andava bene, magari avere un tono anche scortese col, diciamo, l'avversario politico, rubate, siete la casta. Comunque quando tu sei diventato sindaco sembravi più dimesso, te lo posso dire, sembravi più timido, cioè no, quando sei partito allora, secondo me non si aspettavano che fossi così. Può darsi, in 5 anni tanti lo hanno ammesso, di qualsiasi tipo schieramento o persone, abbiamo imparato, ma secondo me ti temprano le difficoltà della vita e ti tempra il fatto che ti hanno attaccato tutti. Sei stato sul punto di metterti mai in questi 5 anni? No. Per un istante, no? No, io sono molto più sul faccio una conferenza stampa e spiego, più che mi faccio dei problemi. Infatti adesso dico, come battuta, tanti altri sono venuti dei malanni, devo dire che in 5 anni, con quello che ho subito io, non mi è mai venuto niente. Fortuna. Sì, no, però dico... Quindi vuol dire che reggi bene lo stress. Però dico, lo stress è un tema che esiste nella vita delle persone. Quindi. Fra i 6 punti del programma di Effetto Parma hai messo anche un reddito comunale per le persone disagiate.
avete i fondi, avete le coperture, è un progetto fattibile, realizzabile nell'immediato? Allora, è un progetto che va a integrare misure che già lo Stato e la Regione stanno attuando in termini di progetti che, a cui le famiglie si devono, insomma, dire, adeguare. Quindi tu fai richiesta, ti viene fatto un progetto per cercare di farti uscire da questa condizione di difficoltà, perché ci sono condizioni croniche, condizioni di disagio momentaneo dovuto alla perdita del lavoro, ci sono tanti motivi, che quindi va a integrare quello che si sta già iniziando a fare a livello nazionale, forse venduto anche male, dico, dalla compagine di governo. Il movimento in questo è stato più bravo a parlare di reddito di cittadinanza senza spiegare come l'avrebbe attuato. Altri stanno facendo delle piccole misure che ovviamente può far solo il governo, ma comunque qualcosa si sta facendo. Quindi non è un tema di risorse, perché non immaginiamo che servano molti milioni di euro in più, perché non diventeremo all'improvviso ricchi, ma si tratta di ricalibrare le misure che adesso abbiamo cercando di coordinarle meglio. Adesso per tanti servizi del comune, come negli altri comuni, uno presenta l'ISEE e lo presenta a seconda del servizio, certe volte anche magari modulandolo in un modo diverso. Averlo unico, avere un database unico, ci permette anche di utilizzare al meglio le risorse, quindi è una misura emergenziale per non far uscire magari le famiglie da quello che è lo sfratto, perché si entra veramente in un turbine del: se non pago la bolletta, non pago magari l'affitto, comincio questo vortice verso il basso, non riesco più a rialzarmi. Quindi meglio sostenerle all'inizio. Ovvio che sono progetti che hanno una temporalità, non è un reddito per sempre, per, come dire, di sostentamento, ma è un qualcosa per evitare che le famiglie, cioè tipologie di famiglie, entrino in questo vortice negativo da cui difficilmente poi si esce, o con molte più risorse da impiegare. Questo l'abbiamo imparato. E l'altro è per le fasce più deboli, pensando agli anziani, pensando ai disabili, sotto i 7.500 euro di ISEE di reddito. Effetto Parma è già in rete con altri movimenti, penso al movimento di Giuliano Pisapia. Vi sentite? Vi siete mai sentiti? No. Vi conoscete? Questa è un'altra tematica che esce spesso, anche perché tante volte i titoli escono spesso così. C'è un articolo di Repubblica di recente dove l'articolo diceva le cose che ci siamo dette, il titolo era, non so, accordo con Pisapia, no? Però io dico sempre, Pisapia non mi ha mai chiamato, non mi hanno mai chiamato altri a cui mi hanno avvicinato, forse perché, adesso dico, vado di modo, ma in senso modesto dico, e quindi dire: ma perché Pizzarotti l'abbiamo sentito, oppure ci sentiamo da anni, non so, da un qualche tipo di... Io dico, non penso che andrei o saremmo interessati a una coalizione di quel tipo o a un ragionamento di quel tipo, ma chiunque mi ha chiamato in questi anni ha sempre avuto una risposta e un confronto, perché penso che un grande limite sia questo: non puoi dire solo agli altri siete brutti, cattivi, ladri tutti, senza guardare in faccia chi hai davanti. Io, ci sono politici con cui, come dire, non vorrei parlare, ci sono persone che hanno fatto attività politica che penso siano rispettabili. È vero che con Renzi non hai voluto parlare alla fine? Non hai voluto incontrare? No, Renzi è un altro di quelli che gira in tante leggende metropolitane, anzi assolutamente dal punto di vista delle voci negative di prima, tanti mi hanno avvicinato in incontri segreti, guarda, chiedetelo a lui se ci sono mai stati. Non c'è stato un incontro. Non ho mai avuto contatti, cioè nessuno mi ha mai contattato in questo senso. Le leggende, tra virgolette, metropolitane, al di là di un coccodrillo che adesso girerebbe in un comunello vicino a Parma, ma adesso al di là delle battute, nessuna di queste cose che anch'io ho sentito però, poi si è mai realizzata. Però un po' perché è successo, parla la luce del sole, non c'è nessun problema. Un po' è successo perché all'inizio si pensava che saresti crollato. In fondo, in questo paese, chi fa le scissioni in politica di solito non viene premiato. Pensa anche a cosa è successo con Forza Italia e Berlusconi, cosa succede adesso con Articolo 1, che ovviamente riparte con una certa fatica di fuoriuscita del PD. Quindi si pensava alla fine Pizzarotti è uscito e morto. Ora si è scoperto che non sei morto. Ti ripresenti? Qual è la situazione delle elezioni a Parma? Cioè, allora, questo non dovete chiederlo no, a me. No, allora, ripiloghiamo. Il Movimento 5 Stelle non ha ancora presentato un candidato, corretto? No, hanno chiesto di essere candidati, stanno ancora aspettando che qualcuno decida, esatto, non si sa chi. Il PD invece ha fatto le primarie. Sì. E quindi è un avversario in questo caso. Assolutamente. Perfetto. Il centrodestra? Centrodestra al momento ha un candidato della Lega, non hanno un candidato unitario, sembra che stiano discutendo per averlo, non so se ce l'avranno. Nei sondaggi sei in testa? Non lo so, i sondaggi degli altri, dico sempre. Ma tu non ogni giorno, no, ma noi non siamo così ricchi, quindi era, no? Gli altri li fanno e io li ascolto, al di là che dopo Trump e dopo tanti altri sondaggi, ecco, diciamo che dai sondaggi bisogna un attimo guardare. Ma il sondaggio di quando passeggi per Parma com'è?
secondo me è abbastanza buono, cioè oggettivamente è abbastanza buono, ma non deve essere questo a cambiare il nostro approccio, che è una frase che diciamo spesso: agli altri piace parlare di noi, a noi piace parlare dei programmi dei cittadini di Parma, perché gli altri adesso stanno facendo, forse perché è più facile parlare male di quello che secondo loro non abbiamo fatto, che avremmo dovuto fare meglio, o delle nostre negligenze, del fatto che loro sono molto più bravi, ma non parlano dei programmi che fanno per Parma. Noi stiamo lavorando, i sei punti sono stati un cercare di tracciare una linea. I problemi secondo noi della città, ma anche della nazione, sono le famiglie disagiate, il lavoro, infatti uno dei punti è incentivi alle aziende, e anche un altro punto che è derivato, cioè è declinato sulla cultura, cioè creare una fabbrica delle arti, l'abbiamo chiamata, cioè un luogo in cui produrre scene e costumi che partono dal nostro teatro regio, teatro, certo, quindi lirico, certo, ma che vadano verso la prosa. Nei teatri d'Italia, anche di enti lirici, quindi più grandi del Teatro Regio, stanno chiudendo i loro laboratori. Noi abbiamo delle professionalità che possono essere messe a livello a disposizione, ma anche a livello formativo, quindi immaginiamo dei prodotti, dei percorsi formativi scolastici e universitari, quindi sempre in termini di lavoro. Poi c'è il tema turistico, perché le biciclette che dicevo prima, ma anche avere 1 milione di turisti, va in un termine di attrattiva, certo, per far venire a far interessare delle aziende a insediarsi a Parma, perché la qualità della vita è buona, perché i servizi sono buoni, e creare del lavoro. Queste per me sono le priorità. Poi a Parma è molto sentito, come in altre parti d'Italia, un tema sicurezza. E infatti, però, questo volevo chiederti, perdonami, ti interrompo al volo, il decreto sicurezza, che appunto è passato con il consenso dell'ANCI, ma è stato criticato, penso all'intervento che ha fatto Saviano, che era molto duro nei confronti di questo decreto, ma insomma è considerato un decreto molto di destra. Come lo vivi, come si applica nella tua città, che opinione hai? Allora, il decreto in sé... Il senso che tu possa allontanare qualcuno anche per decoro, no, ma, urbano. Allora, quello non funziona, cioè non può funzionare tecnicamente, dove lo mandi in un altro quartiere, lo mandi... Non so, a me in questa scena adesso dico, mi viene in mente Rambo, dove lo portano al cartello della città. Cioè ecco, allora, quello è... penso uno dei punti deboli, ma che voleva dare un segnale del provare a dire se ho DASPO per i... Esatto, se ho delle problematiche di... però nello stadio non ti faccio entrare, nella città non farti entrare, voglio dire, è impossibile. Però altre cose, quindi riuscire a diciamo perimetrare delle zone con delle misure più restrittive in termini di alcol, di posteggiatore, cioè dare delle sanzioni aggiuntive che arrivano con la recidiva fino alla detenzione teoricamente. Per alcuni di fenomeni che sono più di degrado che criminali, è qualcosa che aiuta i sindaci, che sennò hanno pochi strumenti. Quello del DASPO penso che sia inapplicabile, non riesci a far rispettare i decreti di espulsione clandestini, voglio dire, parliamo del DASPO, ecco. Però non si butta, secondo me, via tutto per qualche cosa che non funziona. Potranno applicare dei correttivi o semplicemente non applicarlo, no, stralciarlo, ma tante altre cose le teniamo. Quindi, e comunque un decreto complessivamente molto buono per te, da cittadino, da sindaco. È un decreto che va, che era stato chiesto da ANCI tramite, sì, una proposta di legge già da qualche anno, forse che arriva in ritardo. Perfetto. Perché potevano farlo prima. Marvin, nel tuo programma hai anche deciso di inserire l'avvicinamento della polizia municipale ai cittadini. Vai in questa direzione, cioè sono loro che ti devono dare una mano. Esatto, allora infatti stavo dicendo, noi abbiamo approcciato in un modo, per tornare alla domanda di prima, sicuramente non di destra, la destra sta dicendo più forze dell'ordine, che però da una parte te le devono dare a livello di Stato centrale, no? Adesso di recente, sempre con Minniti, ci ha garantito il raddoppio di una squadra di polizia e l'aumento dell'orario della polizia ferroviaria in stazione, che è sicuramente un luogo più sensibile di altri, ma il resto della polizia municipale, che aiuta, fa dei servizi congiunti insieme alla polizia e ai carabinieri, ovvio che non può risolvere tutti i problemi e non deve essere approntato in un modo presidieremo le città, non ci sarà mai un agente in ogni angolo, e io ritengo che sia anche sbagliato. Quindi la nostra come dire, proposta e soluzione è: portiamo, perché erano stati decentrati in una zona periferica la polizia municipale rispetto ad anni fa, li riportiamo in centro, però creiamo una logica anche di servizio, saranno di fronte agli uffici del comune, chiamiamoli così, quindi anche per le pratiche tu potrai andare da un ufficio all'altro attraversando la strada, quindi vicina delle zone più sensibili, vicina agli uffici. Andiamo a bilanciare i vantaggi, potranno uscire in bicicletta per andare in centro, ecco, questo penso che sia positivo. L'idea di militarizzare una città è sbagliata, ma anche impossibile da attuare. Ci sono un sacco di domande dalla rete che poi ti faremo volentieri, anche alcuni da Parma proprio, meno male.
Ieri Virginia mi dite i nomi così mi dite sì. Se li conosco. Io in questi anni avevo risposto a 10.000 tra mail, messaggi. Quindi alcuni... è un sindaco molto digitale da questo punto di vista. Più che digitale è il modo anche più veloce per rispondere a tutti quelli che ti dicono ma io vorrei incontrare tutti. Ma la tua mail è pubblica, quindi da sindaco ovviamente. C'è una mail dedicata perché all'inizio abbiamo avuto dei problemi perché si perdevano un po' in giro per il comune perché poi fanno dei percorsi anche diciamo burocratici. Quindi ripetiamo la mail. Lettera al sindaco @comune.parma.it è una lettera di filo diretto che non è quella lavorativa. Una decina al giorno? Ma anche una ventina più o meno. E più i messaggi Facebook privati, pubblici, i commenti. Perché c'è gente che adesso dico pretende che tu legga il commento e che risponda anche in tempo. Ti ho scritto stamattina, non mi hai risposto. Allora dico sempre: guardate, io sono in diretta di Velitalia, adesso quella legge. Ecco, faccio tante altre cose anche. Però rispondo e tantissimi mi fermano per strada. Sono contento, lei mi ha risposto quella volta. Quindi. C'è il rapporto, io dico sempre, mi incontrate in piazza, mi fermate, mi dite quello che volete, critiche o complimenti, però è ovvio che per raggiungere più persone ci sono tanti svantaggi della rete social, certo. No? Pensiamo alle offese, pensiamo a fenomeni degradanti, ma c'è anche la possibilità di interagire, di segnalare anche delle criticità e di vederle magari risolvere perché c'è stata un'attenzione in più. Certo. Ieri il sindaco Virginia Raggi ha presentato questa cosa che ha fatto molto discutere in positivo e in negativo, di fatto una piattaforma per fare di democrazia diretta, le petizioni online, il referendum consultivi, cioè strumenti con i quali i cittadini possono farsi sentire anche durante la vita dell'amministrazione. Lo condividi, è una roba che volete fare anche a Parma oppure pensi che... Noi l'abbiamo fatto 3 anni fa, cioè noi l'abbiamo fatto 3 anni fa, noi tutte le cose che ieri hanno annunciato come la rivoluzione della democrazia mondiale le abbiamo fatte nel 2014, le abbiamo presentate in quell'incontro che era il 7 dicembre 2014, incontro molto discusso da cui appena prima era nato il direttorio, direi in termini anche un po', vedete che siamo saldi al comando, poco dopo che Grillo dicesse faccio un passo di là e poi invece fare un video lo stesso giorno dicendo non è vero, sono vivo e vecido, sono attento, tornando sempre insomma alle tematiche del non allineamento, ma proprio lì noi avevamo presentato il nostro statuto comunale che veniva da un percorso partecipativo in cui abbiamo chiesto ai cittadini se volevano che per ovviamente i referendum comunali votassero le persone straniere con una ancora la cittadinanza italiana, i sedicenni o meno, cioè noi abbiamo posto ai cittadini come volevano fosse riformato il tema dello statuto, delle votazioni dei referendum, e abbiamo introdotto per primi il referendum senza quorum, ma visto che eravamo già nel cono nero del non si parla di Parma, non è mai stata cavalcata come una vittoria da parte del Movimento 5 Stelle. Ma anche le petizioni online si possono fare a Parma? Assolutamente sì, però noi abbiamo tenuto il concetto del referendum pur a quorum zero con una soglia di firme da raccogliere perché non si può banalizzare lo strumento del voto. Adesso dico come vota il Movimento 5 Stelle online per me è scandaloso, questo uso anche dei termini perché sì, perché dire domani mattina apro una votazione, si vota tutto il giorno per la qualsiasi, da buttare fuori la gente a siamo d'accordo o meno sull'euro, non è un modo serio di far votare le persone. Come avete fatto voi, raccontaci. No, è proprio il voto è proprio c'è un minimo di firme. Bisogna raccogliere, dipende dal tipo di referendum, perché proprio essendo a quorum zero, quindi dopo chi va a votare vale, decide. Vuol dire che tu il quesito devi sentirlo e quindi devi raccogliere in alcuni casi 5.000, in altri casi 10.000 firme, perché deve essere quindi sentito, se no facciamo referendum per mettere un dosso e ovviamente è ridicolo anche perché è un referendum vero. Cioè però non usi la rete, casette... quindi bisogna fisicamente andare a votare, non ci vedo una piattaforma di... Quello lo abbiamo fatto per altre cose, cioè quando per dire noi online abbiamo votato il rifacimento di un ponte che era stato abbattuto dall'alluvione, il progetto lo hanno fatto dei progettisti, poi i 6 finalisti sono stati votati per metà da una commissione tecnica perché insomma ci voleva la commissione tecnica, l'altra metà votata dai cittadini. Così non sarà mai il mio ponte. Concedevano, i cittadini hanno votato come tecnici? Non hanno votato come tecnici, però anche lì ha vinto quello che volevano. Abbiamo fatto tanti progetti partecipativi in cui votare. Adesso abbiamo fatto il bilancio partecipativo, 500.000 di euro che hanno deciso i cittadini, e quello è completamente online. Se non partecipi non decidi. Secondo me su un tema che deve essere cardine per meritare un referendum devi andare a votare nel luogo. Quindi quello che ha proposto la Raggi funziona, nel senso che per te va bene, dice l'ho già fatto, però assolutamente no, quello funziona, secondo me va fatto non banalizzandolo dicendo solo online e se votano in 5 Roma 4-3 milioni di abitanti votano in 500 ha un senso? Secondo me no. Non può aver senso. Cioè ci deve essere una soglia per la quale
c'è una rappresentatività, poi non vai a votare, è colpa tua, perché è un tuo diritto ma anche un tuo dovere, però ci deve essere fatto con un processo che abbia un senso. Tornando al tema per cui forse infatti non andavamo bene, noi applichiamo un concetto di concretezza, non può essere tutto banalizzato, no? Uno vale uno vale l'altro e allora tutto va bene così, no? Cioè ci deve essere un concetto di democrazia orizzontale, un tema di condivisione, certo, fatto però da persone che non ti mettono in difficoltà e che sono in grado di gestire quello che devono andare a fare. Bene, io ho 5 domande da prendere da rete, ma prima Marvin. Il Movimento 5 Stelle, secondo te, ha perso voti per la tua vicenda, per la tua sospensione, per il fatto che tu almeno dalle parti tue, al centro-nord o all'interno della comunità in cui vivi, che potrebbe essere anche quella dell'ANCI, dei A livello nazionale ovviamente no, però lo dimostrano i sondaggi. A livello locale, diciamo, magari in realtà più vicine alla nostra, penso sicuramente sì, insomma, da quelli che mi fermano mi dicono, beh, se non state più con Grillo, perché la frase, come dire, avete acquisito dei punti in un certo senso, sì, però quello che, come dire, tornando al tema di prima, è solo quando andranno a governare e quindi anche a livello nazionale si vedrà se si riusciranno o non riusciranno. Io attualmente non vedo classe dirigente, non è una critica, è un dato di fatto, però se voi mi dite che potrebbero essere ministri, non ne vedo neanche uno. Da questa poltrona, da questa sedia di cartone, Di Maio ha fatto un appello alle migliori menti del paese, ha detto veniteci a aiutare che dovremo governare però l'Italia. Se tu le migliori menti le tratti come hai trattato, senza entrare nel fatto che non penso fossero le migliori menti, ma la Muraro, alcuni assessori indicati e rimossi, gente che hai preso e poi perché non era d'accordo con la tua linea buttati via, non so quanti poi ci andrebbero, perché devi sapere che, come dire, tu ti metti in gioco e devi avere qualcuno che ti spalleggia anche nei momenti di difficoltà. Allora, un po' di domande forse da tuoi concittadini, vediamo di dare anche le risposte secche, chiare e brevi. Flora Costa, conosci? Flora no. Cosa intendi fare per la raccolta differenziata? Perché molti a Parma si lamentano dei sacchi gialli poco simpatici da vedere e della lotta al degrado in civiltà dei cittadini. Allora, quello sacchi che... gialli? Sono gialli, giallo marmo. Plastica, no, sono quelli della plastica che sono gialli, ma potevano essere di un altro colore, ma il colore tradizionale è il giallo. Noi quello che stiamo facendo è aumentare il numero di stazioni, diciamo, intelligenti. Cioè Parma partiva prima da 3.000 cassonetti, nessuno tornerà mai a 3.000 cassonetti, li sfido. Quelli che dicono metti i cassonetti interrati forse non hanno idea di quanto costano e di quello. E poi l'inciviltà nasce dal, se non ho la tessera e non posso metterlo dentro, quello è l'inciviltà del sacchetto messo male. Quindi la raccolta differenziata nostra va bene per quello che è una questione di abitudine. Se noi guardiamo l'indice di gradimento, perché ogni anno si fa quanto vengono graditi, ci sono le voci contro, sono assolutamente la minoranza, numerosa è sopra l'80%, se non il 90%, il gradimento del sistema. Poi c'è, se tu lo metti fuori all'orario sbagliato, il sacco sta fuori di più. I sacchi in genere, per come abbiamo organizzato gli orari, stanno fuori pochissimo. Il cassonetto stava fuori 24 ore al giorno su 7. Non è un miglioramento dal punto di vista del metodo, ma è una flessibilità maggiore, cioè tu, se hai un'esigenza, puoi andare quando vuoi, negli orari che vuoi, in queste stazioni intelligenti, certo, che però non toglie oppure chi lo vuole fare. Oppure in certi orari vanno, ti vengono altre domande. Quello sempre, ma noi abbiamo una frequenza, certo, che è più alta, così lo dico, di altri comuni a livello di ritiro. Quindi della se plastica. Veniamo a Parma non troviamo tutti i sacchetti gialli sparsi. Dipende se se è la serata giusta, sì, ma dopo 2 ore non li trovate più. Perfetto. Il tema è di lasso di tempo, il cassonetto, certo, lo trovavi tutti i giorni, certo, e la gente si è scordata, i materassi appoggiati ai cassonetti. Adesso il materasso c'è ancora appoggiato al muro. Quindi stai parlando della congiunzione dei materassi e dei frigoriferi? No, però è così, c'è ancora. Da noi c'è il ritiro gratis, basta comunicarlo e passa il camioncino gratuitamente. Certe volte c'è anche un tema di inciviltà. Senti, ti chiede Michele LK, quindi non credo che lo conoscerai, come sei riuscito a impartire una regolamentazione di sfruttamento suolo pubblico? Allora, noi, ecco, spieghiamola cos'è, perché traduciamo che cosa hai fatto. Allora, adesso non so se è una domanda o un'affermazione per fare in modo che loro. Quali difficoltà hai affrontato? Dice. Ah, per raccontarlo. Allora, noi adesso abbiamo approvato il nuovo piano di sviluppo comunale, ognuno ha il suo nome, PRG. Il piano regolatore. Perfetto, cambia da regione a regione. Perfetto. Noi abbiamo tolto 4 milioni di metri quadrati di, come dire, di cementificazione. Quindi non abbiamo fatto, non abbiamo fatto un bilancio, no, per adesso si dice sempre bilancio zero, no, consumo di suolo zero, noi abbiamo fatto il consumo sotto zero, però utilizzando la testa, cioè ci sono zone di espansione che hanno un senso perché hai dei quadrati non ancora urbanizzati che producono inevitabilmente degrado, perché in mezzo ad altri capannoni avere un'area diventa anche un ricettacolo di rifiuti, di abbandono non presidiato. Quindi alcune zone le abbiamo tenute, altre noi abbiamo stralciato, però anche qua
quello che si poteva stralciare, perché ci sono dei diritti acquisiti, anche questo è un tema che tante volte alcuni attivisti del movimento non hanno chiaro, ma anche alcuni parlamentari, posso dire. Se tu hai un diritto acquisito, cioè per anni hai pagato le tasse di un terreno che era edificabile, tu non l'hai edificato perché non avevi il progetto, non avevi i soldi, hai mille motivi, dire te lo tolgo è ledere un diritto anche costituzionale. Diverso è dire avevo una possibilità edificatoria, certo, io te la tolgo, non hai diritti acquisiti, certo, non mi fai causa, tra virgolette. C'è gente che vorrebbe fermare case, vorrebbe fermare delle cose che noi non condividiamo. Crescerà un nuovo centro commerciale a Parma come se non avessimo già troppi, di migliaia di metri cubi. E non di... ci vuoi fare nulla. È stato approvato nel 2008 e 7, tra l'altro votato bipartisan da tutti, quelli che adesso anche criticano. Dopo che tu 10 anni paghi le tasse, hai fatto un percorso di bonifica dei terreni, hai trovato gli acquirenti, in che modo legale e credibile tu potresti bloccarlo? Tu puoi solo dire che non sei d'accordo e che probabilmente metterai in difficoltà il commercio del centro storico, ma questo è quello che tu legalmente puoi fare, cioè se no ci allora, si spinge in allora, terreni. Marvin, di nuovo, poi c'è altre due domande da rete. Tu hai dei figli, giusto? No. Non hai figli? No. No. Ho un fratello di 13 anni. E che cosa dice il fratello di 13 anni del fratello sindaco? Ma famiglia, ovviamente, mi vivono che mi vedono molto poco, ovviamente, perché poi, ecco, il sindaco è una cosa che tu fai dalle 9 alle 9, per più o meno questo è il mio orario, e poi alle 9 magari vai a un evento pubblico che può essere un concerto, una cena, un evento di un'associazione, però è sempre lavoro, non è che tu vai in giro e mai ti diverti. Quindi tua moglie è il problema? No, ma mia moglie cerco di portarla il più possibile, no? Quando vuole venire, perché... come dire, è importante non perdere questo collegamento anche con la realtà, però bisogna avere un ottimo equilibrio. Ecco, questo cioè, ti chiedo al volo, visto che parlavo, sì, di questo, Briarekos Mirko, nome, non so se è un nome finto, ma studi da Premier? No, decisamente no. Spero di aver studiato, spero bene, da sindaco, e quindi vorrei continuare a farlo per altri 5 anni, perché abbiamo tutto nel programma che stiamo facendo, per ogni punto c'è una parte che è, diciamo che il messaggio che abbiamo scelto, però non è uno slogan, è una città in cammino, cioè una città che ha iniziato un percorso e che non deve dal nostro punto di vista interromperlo, e c'è una parte che è sempre dedicata ai nuovi traguardi da raggiungere e una parte al continuiamo il cammino. Ci sono dei progetti da finire e che noi vorremmo finire, quindi ho studiato da questo, tra virgolette, per rispondere alla battuta, vorrei continuare a fare. Senti, il sindaco di Parma si occupa anche della Parmalat, che opinione hai? Non si occupa della Parmalat, la Parmalat che è francese, quindi non, esatto, più italiana da tanti anni, però... che rispetto al passato, con i problemi che ha creato, però quando non li creava era stato ovviamente, aveva una ricaduta sociale e territoriale importante, le aziende che vengono comprate dall'estero tendenzialmente, salvo poche smentite, non hanno poi invece ricaduta, non hai un rapporto col territorio. C'è un indotto in termini, di occupazione, però. Quello sì, ma non c'è investimenti in termini, non so, culturali, in termini di... Adesso abbiamo preso delle sponsorizzazioni, come dire, rispetto al fatturato, non sono sicuramente adeguate, chiedo di più direttamente. Cioè tu vorresti che Parma sponsorizzasse qualcosa del comune? Ma io penso che il Teatro Regio, come altre realtà, insomma, sono... Non è che sono freddini, è che non è strategico. Una volta, certo, era la sede, porta il nome della città, quindi per me, senti, è importante. Tu ti sei trovato anche da sindaco nella questione del Parma Calcio. Esatto. Come l'avete risolta alla fine? Ma allora, tra l'altro, anche questo è delle tante cose siete che abbiamo dovuto zero, gestire. Parma. Sono ripartiti da zero, sì, perché comunque siete il comune, come dire, ha gestito la situazione solo perché c'era veramente un buco. Non c'era nessuno con cui poter interagire, cioè, e sia la città, una squadra che faceva la Coppa dei Campioni improvvisamente ripartiva da zero. E dico sempre da non tifoso, nel senso che ovviamente tengo per il Parma, ma io non vado alla partita, vado quando ci sono partite importanti. Ricordo, insomma, la vittoria del Parma con la Juve durante il mio mandato, devo dire, è un punto di orgoglio, però era vado all'inizio del campionato, alla fine, ma non ho mai fatto falsamente il tifoso per, certo, attrarre. E ho dovuto gestire questa situazione venendo da Tavecchio, cioè facendo cose che erano fuori anche dalle mie conoscenze, però per il bene anche qui Parma. Sono andato in Cina nei tanti viaggi per cercare anche sbocchi commerciali e turistici. In Cina
Parma è più famosa per il Parma Calcio che non per i prodotti. Quindi, assolutamente sì, a una cena istituzionale col sindaco della città dove siamo andati, più il Parma Calcio del Parmigiano. Tra l'altro, ovviamente, sono rimasti indietro all'epoca delle coppe, quindi certo. Era Dino Baggio, il Tardini, però si ricordavano lo stadio. Io dico, se vengono anche per questo, va adesso bene. Adesso in che serie sta? Scusami, non lo so. È in Lega Pro, quindi no, è in Lega Pro. Cioè, se adesso è molto su in classifica e tutti auspichiamo che si possa, insomma, tornare in Serie B già dall'anno prossimo. È stata fatta una cordata di imprenditori locali, sì. Ma il periodo di mezzo con questa situazione di Manenti, non so se ve lo ricordate, questo personaggio sì. che diceva di avere i soldi, li stava aspettando questo assegno che non è mai arrivato, ma che se guardandoli ho sempre detto bastava guardarlo per capire che non era credibile. Io mi sono meravigliato di quelli che potevano pensare che fosse un personaggio credibile, però anche qui le norme italiane in questo tema, voglio dire, le squadre di Serie A sono macchine da soldi, non è possibile avere delle norme così deboli in termini di sicurezza per questi milioni di euro che girano intorno a questo mondo. Questo è assurdo, questo l'abbiamo detto in quei momenti, certo. E poi se lo sono dimenticati. Comunque anche il Parma l'abbiamo quasi messo a posto adesso. Siamo non sono lì. Stato io, sono no, stati no, altri, no, ma no. Assolutamente va molto certo. Bene. Hai detto e anche scritto che la politica ideale è una politica libera, inclusiva, attiva e moderna. Che cos'è una politica moderna, ideale, moderna? È una politica, come dicevamo prima, che non si connota all'interno della destra e della sinistra. Ci sono delle azioni che vengono trascodificate più di destra o di sinistra, ma io sono stato anche accusato da alcuni di fare, parlando magari di sicurezza, per alcune azioni che abbiamo fatto di destra. Quindi, cioè, voglio dire, alla fine le persone hanno più un retropensiero che ti va a connotare da una parte o dall'altra, ma moderna vuol dire che guarda ai fatti, guarda agli obiettivi. A me non interessa se uno pensa che il turismo di cos'è, non so, di destra o di sinistra, non mi interessa. Quindi mi interessano le azioni che possono avere un risvolto positivo per la città o per la nazione. Ecco, questo io vorrei dalla politica attuale, che non vada l'eutanasia legale, che è un tema secondo me che andrebbe affrontato, cos'è, di destra o di sinistra? Secondo me è un tema di diritti e di dignità e in questo modo deve essere trattato. Chi parla ancora, non so, magari di retropensieri cattolici o cose di questo tipo, penso che non sia adeguato al momento storico che viviamo a livello mondiale. Senti, ti chiedo una cosa, nel caso di ballottaggio, mettiamo che tu ci debba andare o non ci debba andare, accetti, fai alleanze con altri partiti sui programmi o dici come fare i 5 Stelle, noi siamo da soli, se non volete votate? Essendo una lista civica che può dialogare, può e vuole dialogare con tutti, non mi farei a prescindere di apparentamenti. Ma non è possibile, perché avete fatto l'elenco prima, noi abbiamo due partiti che si connotano, diciamo, nell'estrema sinistra, partito proprio comunista, hanno ripescato la bandiera originale. Quindi poi abbiamo Casa Pound dall'altra parte, quindi al ballottaggio uno ci va, direi, o col centrodestra o col centrosinistra, ammesso che ci vada io, adesso sto facendo questa ipotesi, quelli che avanzano, quelli che rimangono fuori, non sono papabili, non sono apparentabili. Senti, a proposito della spazzatura dei sacchetti gialli, sì. Cristiano Novelli è arrabbiata, ti dice che Cristiano comunque... Novelli però la conosco, ecco, vedete, ho detto, ecco. Ditemi i nomi, perché ci sono troppi sacchi in giro che la raccolta ci non va bene, civili. Cristiano Novelli dal primo giorno non è contenta, come dire, me ne dispiaccio, però un'altra cosa che dico è, in tutta la provincia di Parma, tornando al tema che non ci siamo inventati l'acqua calda o la ruota, ma abbiamo applicato meglio la somma di tante best practice. In provincia di Parma, il comune di Parma era l'ultimo ad aver affrontato il porta a porta senza cassonetti. Altri comuni più piccoli lo facevano da 10 anni, quindi le persone hanno avuto anche il tempo di abituarsi ai metodi della raccolta. Lì nessuno aveva fatto polemica. Noi abbiamo avuto degli attacchi feroci all'inizio, soprattutto anche dalla stampa, che ha peggiorato la percezione negativa del sistema, che nel tempo tanti hanno detto no, è migliorato. Ovvio che può essere più scomodo il cassonetto, ma ci sono regole ferree, certo. Auree, che togli il cassonetto, aumenti del più del 10% la raccolta differenziale. Ma ti dicono, sul fatto che lo studio Premier, Andrea Mammana ti dice, avendo sviluppato un modello di città complesso e pragmatico, effetto Parma non sarebbe costretto se guardasse solo a Parma. In termini di best practice, possiamo esportare il modello in altre città? Cioè, ci possono essere un modello Pizzarotti per le città italiane? No, nel senso che il mondo è fatto di persone, quindi no, come dire che tutti i sindaci del Movimento 5 Stelle hanno fatto bene, hanno fatto male, dipende dalle persone che sono state elette, dal loro contesto territoriale. Quindi a me piacerebbe dialogare, e lo sto già facendo, nel tempo l'ho fatto con sindaci di liste civiche, di comuni e anche di liste di partiti che hanno sviluppato delle buone idee da copiare, perché ci sono idee da copiare assolutamente da tanti comuni italiani,
Questo è un modello che funziona, secondo me, dialogare e ragionare con gli altri, più che chiudersi e dire noi abbiamo la verità in tasca e gli altri non capiscono niente, che è un po' l'approccio, diciamo, italiano. Noi siamo buoni, gli altri sono i cattivi, che lo faccia la destra o la sinistra, più o meno l'approccio è questo. Bene, finiamo. Marvin. A breve, tra poche ore, il Senato approverà e renderà legge in via definitiva il terzo decreto sul terremoto, che ha riguardato 4 grandi regioni dell'Italia. Alcuni sindaci si dicono insoddisfatti, non è stato fatto abbastanza. Hai presente le loro problematiche? Hai parlato con loro? Infatti, e da quello che so, pensi? In realtà, da quello che so, la proposta di legge non verrà portato avanti perché, diciamo, che si sono persi per strada tutta una serie di corrette segnalazioni fatte dai sindaci attraverso ANCI che non sono state recepite, io ho capito, anche per motivi, cioè per errori nei vari processi, e quindi ho capito e auspico che si possa andare invece a una versione che contemperi tutte le richieste che sono state fatte dai comuni. Quindi così è quello, visto che stamattina aveva questo evento della protezione civile, ne abbiamo parlato a latere con alcuni e penso che la linea che andrà avanti sarà questa. Lo auspico, perché sennò mancherebbero dei punti importanti per i comuni colpiti. Senti, sindaco, Raul Mariani lo conosci invece? Non mai sentito, però no, adesso non lo conosco. Cristina Novelli molto di più. Buon senso, concretezza, logica, chiarezza. Complimenti a Alessandro Sgremba, che è un altro dei tuoi gruppi, scrive grandissimo Pizzarotti. Sul grandissimo, ecco, non, da una parte e dall'altra, quelle del vergognati, vai, sei piddino, la frase, diciamo, standard. Sei PD è l'insulto peggiore, ma proprio piddino, ma non è l'insulto, è proprio la banalizzazione del se non sei con noi sei contro di noi, tornando al tema di prima, ma neanche il grandissimo. Noi abbiamo cercato, e soprattutto ringraziamento, e lo faccio in ogni occasione, va alla Giunta che ha perso come me una vita sociale, e ai consiglieri comunali di maggioranza che in questi anni hanno dovuto sopportare. Non è scontato essere rimasti coesi rispetto a tutte queste bordate. Altri, il sindaco, dico del movimento, tra quelli. Quanti tipo confermi della Giunta? Un po', adesso è presto, ci vuole un po' alla volta. Quindi, no, ma certi hanno scelto di fare un cambio di vita professionale. Certo. È una scelta di vita non indifferente. Non ci sono persone che si sono appassionate, ci sono persone che dicono ho fatto il mio servizio civile. È anche giusto che sia così. Abbiamo finito, Marvin? Sì. Direi di sì, ma potremmo stare qua un altro mese. Sì, parte il treno per tornare. Un'ultima curiosità. Tu hai perdonato Grillo per quello che è successo? Porti dentro ancora, come dire, una sensazione di ingiustizia? È finita quella vicenda? Ma quella è finita ed era già finita. Loro non hanno avuto il coraggio di espellermi e hanno... Invece noi la responsabilità ce la siamo presa di uscire da un contesto, da un movimento che non ci voleva, quindi non, noi le responsabilità le abbiamo prese nella vita di tutti i giorni della città, le prendiamo anche rispetto al nostro contesto di appartenenza iniziale. Non ce l'ho con nessuno, mi fanno, dico tenerezza in questo senso, quelle persone che dicono solo di sì e so benissimo che non sono d'accordo con la linea, ma che certi per opportunismo e certi perché non hanno... forse la forza interiore di opporsi a delle scelte, hanno scelto di stare in silenzio e dire aspetto che finisca la legislatura così potrò terminare, ma non ce l'ho con nessuno, ognuno va per la sua strada e vedremo alla fine, tra virgolette, chi aveva ragione. Non ce l'ho con Grillo perché, ripeto, su me è stato assolutamente consigliato male, non era secondo me nella sua indole, nel suo carattere, nel suo mandato di interessarsi. Quando diceva all'inizio, e sarebbe stato il suo ruolo, ed è un peccato che l'abbia perso, sfruttato dagli altri, il megafono, lui ci ha dato una possibilità. Io non sarei qua senza Grillo, ed è un dato di fatto. Lui ha dato la possibilità a migliaia di persone di attivarsi e grazie alla sua capacità, alla sua visibilità, di arrivare dove siamo arrivati. Però poi è stato consigliato male a dire sono il capo politico, no, faccio il garante, adesso decido tutto, fidatevi, cioè utilizzare questa figura che gli hanno chiesto gli altri. Guarda, probabilmente era avremo dei conflitti, la situazione degenera, dillo tu che nessuno ti critica. Questo è stato, secondo me, non aver avuto, ma non era nel suo ruolo, non è nella sua storia, aver questo ruolo che aveva Casaleggio. La perdita di Casaleggio evidentemente ha determinato, non che io condividessi le tue scelte, ma era evidente che era un baricentro, ha determinato una confusione generale che non penso che a Roma sappiano in realtà gestire. Senti, ultime cose della rete e finiamo. Rita Panarelli, dopo Genova ti ho rivalutato. Scusa se ci ho messo un po' a capire.
Ma è il tema di prima, tanti nel tempo, visto che tutta una serie di cose noi le abbiamo dette prima, dal ruolo della televisione. Dopo Genova, quindi passiamo al caso della candidata di Genova. Sì, cioè dal fatto che quando dicevo, guardate che le decisioni vengono prese dall'alto, alcuni dicevano no, non è vero, questa è stata la dimostrazione. Poi, anche Stefano Oronti, per aver finito tempo, c'è un treno tra l'altro, fare il sindaco in questo contesto storico, un lavoro duro, devi mettere la faccia, saluti da Forlì. Invece lui lo conosco, lo saluto. E Cristina Novelli, da casa con la Cristina Novelli che c'è da con me, Marvin, e dice noi gli abbiamo fatto le domande giuste. Quindi dovrei tornare e rifaremo le domande giuste a Federico Pizzarotti. Comunque salutiamo anche Cristina Novelli che ci guarda. Bene, allora ciao Cristina, la prossima volta le faremo meglio, mandacele precise, fatte, eccetera. L'ultimo che finisce, senza grillo, ti dice Fabrizio Pepe, stai ancora sulla bici a prendere il latte? Ma e ovviamente dice che devi andare dai tuoi amici Piddini. Però visto che l'ho detto prima ed è un dato di fatto, però il merito doveva essere a far emergere persone che avrebbero camminato con le loro gambe, certo. Mi sembra che invece hanno preso persone che dicono solo di sì, questo è il problema. Viva l'Italia guardando in camera, perché Federico? Per chi viva l'Italia? Perché viva l'Italia secondo te? Viva l'Italia perché l'Italia è veramente un grande paese, una grande nazione. Io penso che Parma in piccolo sia stata l'emblema degli scandali, delle crisi finanziarie, abbia saputo, come dire, uscire da questa crisi, avrà un'immagine adesso molto più positiva di sé anche nel mondo, e lo potrebbe avere anche l'Italia facendo scelte che però non ho ancora visto da parte di nessuno. Bene, grazie Federico Pizzarotti, grazie per avervi cercato. Per grazie, viva l'Italia, tra l'altro, diciamolo, finisce qui per adesso, perché la settimana prossima prendiamo una settimana di pausa, ricominciamo il 18. Grazie Federico. A voi, grazie mille Riccardo. Grazie Federico, veramente.